battuta adesso a rientrare la palla che passa per il vantaggio del Paraguay. Ha segnato Leiva Barrios, tanto per cambiare. Occasione per l'Ecuador di avvicinarsi all'area di rigore del Paraguay. Bambuludi, palla sul secondo palo dove non arriva nessuno. Galeano la lascia scorrere, quindi rimessa dal fondo per il Paraguay. Attenzione, lontanissima, circa 40 metri, ma Aquino sembra voler andare in porta. Parte Aquino con il destro, fortissimo Aquino. Palla larga, non di molto. Il Macellari va a rinvio a cercare Marengo, palla però corta, la raccoglie Borras che prova a passare, Marengo ritorna, Borras ancora allo scambio con Leiva Barrios. Arriva il tiro di Borras, bloccato però da Macellari. Centrale da Jimenez che cerca Sedegno, circondato il numero 22. Si libera e poi va centralmente, molto bene, a cercare il numero 16, che calcia in porta. Galeano in due tempi la fa sua. Fini. Attende solo il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Parte Jimenez con il mancino e Galeano schiaffo in calcio d'angolo al 21. Palla lunga a cercare Cardenas che con l'esterno lancia meravigliosamente Arroyo che può andare, entra in area di rigore numero 15. Arroyo passa, messo per terra e c'è calcio di rigore per l'Ecuador. Sedegno contro Galeano. Parte Sedegno, spiazza Galeano, 18 nel mondialito, 1-1. Lungo a cercare Aquino che è libero sulla fascia sinistra. Aquino mette in mezzo per Leiva Barrios, area di rigore, ritorna Jimenez, poi Leiva Barrios, ma ce la ripara ancora Leiva Barrios, è la doppietta e il 2-1 del Paraguay. Si può andare. Parte Aquino con il destro, Aquino la traversa, la palla che rimane lì e si salva l'Ecuador. Ma che punizione ha tirato il numero 9 del Paraguay. Rimessa, battuta lunga da José Chávez, è risputato fuori il pallone da parte della difesa dell'Ecuador. Arriva Cardenas che però non riesce a spazzare. Borras, palla per Aquino, era di rigore. Aquino, Macellari dice di no. Al terzo, come andrà? Fischia l'arbitro. Più al centro! Parte Aquino con il destro, ci va vicino ancora il numero 9. Quindi si riparte con Sedegno, che punta Leiva Barrios. Cerca spazio per la giocata, Sedegno va da Holguín che stoppa con il petto, poi prova a difendere il pallone, non ci riesce, ma arriva Arroyo che calcia in porta. Galeano in due tempi. Cince, Arroyo a spazio. Va sul mancino numero 15, Arroyo con il mancino, Arroyo, la palla che gira! Arroyo ha fatto un gol incredibile per il 2-2 dell'Ecuador, che l'ha ripresa per i capelli! Cince, che appoggia per Marengo, che va via. Palla per Cardenas, caspazio! Va il numero 10, Cardenas, carica, il destro Cardenas! Scheggia la traversa e palla sul fondo! Parte Marengo con il mancino, la palla sbatte sull'incrocio d'entrata e 3-2 dell'Ecuador, Marengo, la rimonta è completata e l'Ecuador vince molto probabilmente la partita. Basta così, l'Ecuador vince 3-2 e raggiunge l'Italia in finale del mondialito, la seconda consecutiva per gli ecuadoriani.